un paesino, Ponte Aema, dove perfino le case fanno il tifo. Tifo naturalmente per la vittoria finale di Bartali. Qui è nato Gino, in questa casa, dove ancora vivono i suoi vecchi, il subabbo e la sua mamma. Ponte Aema in questi giorni consuma giornali sportivi ad altissime dosi. È una benemerita delle alte tirature. Da queste finestre lo guardavano rincasare da bimbo. Il padre è tutto il suo ritratto. La madre deve avergli trasmesso equilibrio e costanza. Però il temperante Gino non imita il genitore in queste scorpacciate di toscani. Ecco i cimeli casalinghi, lui è quello alto, a destra. Ed ecco la prima palestra, la salita dei moccoli. Scalava senza mani sul manubrio questo anticipo di pavé. Il paesaggio idillico gli suggeriva pensieri devoti. Da lui fu dedicata la Madonna questa maestà dopo la prima vittoria. E questo è il priore, Don Bartolucci, che sa di non spiacere a Dio se ora legge un breviario piuttosto fuori ordinanza. Fu lui ad accompagnare Gino quando andò sotto le armi. Il suo parrocchiano che fu ed è rimasto Gino il Pio. Cominciò la carriera come garzone di Oscar, il meccanico. Qui dal padrone imparò a far girare le ruote a tutto vapore. Maestro di velocità questo Oscar. Gino era così a quel tempo. Con questa bicicletta vinse il primo Giro d'Italia. Ora è passato al padre che chiede strada con veemenza da campione. Buono sto Chianti, eh? Beh, lasciategliene un gozzo per quando torna. Lui adesso sta pedalando verso la vittoria di Liegi. Tra milioni in ascolto. Notizie sportive. 19ª tappa. Primo Gino Bartali. Mamma, mamma, papà ha vinto anche Liegi. Lui ha capito tutto.